Un furgoncino appositamente costruito e attrezzato per trasportare gente che usa sedie a rotelle è stato presentato a Vita Community Living e Menzana dai rappresentanti di Vita Bike Rally, il gruppo di motociclisti che l'anno scorso organizzarono un rally per raccogliere i fondi adoperati per la compra del furgoncino. Ospite dell'evento il governatore generale dell'Ontario David Onley. It's the world's first ever production vehicle specifically built to allow for wheelchair access. Very unique. Nell'ambito di una cerimonia ufficiale, il comitato organizzativo del Vita Bike Rally ha presentato il nuovo furgoncino battezzato MV1 ai rappresentanti di Vita Community Living Services, ente che offre servizi, programmi e residenze a portatori di handicap nella comunità. È la prima volta che è stato fatto, manufatturato un veicolo che può permettere a una persona su rotelle di andare dal lato e arrivare davanti, cioè essere con colui che guida. È stato veramente importante avere l'obiettivo concreto. Invece di raccogliere fondi per qualsiasi motivo, abbiamo deciso che vogliamo mostrare una conclusione concreta e abbiamo in mente di andare avanti. Il governatore generale dell'Ontario, David Onley, sostenitore e promotore dei diritti di portatori di handicap, ha ribadito che il nuovo furgoncino amplificherà la scelta di veicoli attrezzati per coloro che usano sedie a rotelle. I think perhaps the advantage for this that people will look at is that it's already all assembled as an accessible vehicle at the current time. If someone wants to have a vehicle that is accessible, they have to go and buy the vehicle first and then take it to a modification. But I think it's good that something new has been added to the marketplace. Il Bike for Vita Rally 2012 si terrà il 16 settembre prossimo. Laura D'Aprile, Omni News. La pagina finanziaria vi è offerta da Roberto